Salve! Salve. I signori cosa desiderano? Per me una Maruzzella Gourmet. Maruzzella Gourmet, ottima scelta. Per lei? Per me una Margherita. Che ridete? Dai amore, vuoi scegliere? Ho scelto una Margherita. Guarda che se vuole più tempo per guardare il menù posso tornare tra poco, eh? Non ho bisogno di guardare il menù perché ho già scelto, voglio una Margherita. Abbiamo la nostra specialità che si chiama Pizza Symposium, richiama anche il nome del locale, sopra c'è il tartufo di prima qualità. Sarà buonissima, però io voglio una Margherita classica. Oppure la nostra pizza omaggio all'America, con fagioli, pomodoro, salame, bacon, formaggio filante. Perfetta per andare al bagno. Infatti si chiama Chicago in 3 minuti. Simpaticissimo, no, io voglio una margherita classica. Vabbè, allora se vuole restare su quel sapore classico, le posso consigliare la margherita gourmet, con pomodoro fatto in casa, o con pomodoro Piccadilly, o con pomodoro del Piemonte. Voglio una passata in merda rotiscount. Amore. E allora le posso consigliare la margherita bufala, con passata di pomodoro e mozzarella di bufala. Ma non voglio la mozzarella di bufala, voglio la mozzarella classica che va sulla pizza, il fior di latte. E che prendi, la mozzarella di latte vaccino? E che è un Novax? Voglio un meglio latte vaccino bettino, voglio un latte da Pfizer. Ma amore, però non ti scaldare. No, non mi sto scaldando, è che semplicemente voglio una margherita classica, mozzarella, pomodoro, basilico e un po' che impasto. E allora deve prendere la scomposta. Che differenza c'è? Che tutti gli ingredienti sono separati, mozzarella, basilica e pomodoro. E vicino le serviamo una panetta di pane caldo. Ma è una caprese? Quasi. Che cambia? Un uomo. Oh mamma mia, per favore, è possibile avere una margherita classica? Amore, però è una richiesta un po' strana. Me l'ha detto lei, però pur secondo me in effetti è un po' strano come richiesta. Ma che strana, sarebbe strano se fosse entrato qua dentro e avessi detto buongiorno, mi facete un mutuo, no, ho chiesto una margherita. Comunque, quello che mi chiede, mi consenta, però se lei voleva una margherita, allora perché è venuto qui? La prossima volta vado a due ferramenta. No, ma non mi fraintenda, solo che dico, noi teniamo una vasta scelta e voi vi pigliate la margherita. Amore, guarda che se per i soldi pago io, C'entrano i soldi. Ah, effettivamente la margherita costa meno. Ma che costa me? Che c'ha zecca costa? Non lo so quanto costa, non l'ho neanche visto il menù. Semplicemente voglio una margherita. Se volevo sparagnare, pigliamo una marinara. Allora l'ha letto il menù. Amore, ma hai problemi di soldi? Ne parliamo dopo a casa. Ma se è per la mangia non si preoccupa. Non mi ero fatto proprio problema. Dai, prendi un'altra cosa. Prendo un'altra cosa. Una Chicago in 3 minuti. Ah, vabbè, andava a spronare. Va benissimo il pomodoro, soltanto ci può togliere per favore il salame? Sì. E anche i fagioli, cortesemente. Sì. E invece del formaggio filante ci mettere un bel fior di latte? Sì. E all'uscita, se non è un problema, 2 o 3 foglie di basilico. Scusate, ma a questo punto, a perché non vogliamo una bella margherita? So sputare benissimo. Quando costa i mena, e tu qua, se non ti inserisci... Cosa? Parliamo. No, prima devi dire se avessi voluto spendere meno. Ah, è vero. Cioè, non è che mo siamo qua a fare i buffoni. Cioè, la ragazza qui è venuta preparata, mi sembra che lei sta peccando di presunzione. Mi permette.